Noi siamo un'azienda vitivinicola, quindi facciamo ovviamente vino sia uve che vendiamo, sia vino invece che vinifichiamo internamente. I due aspetti della nostra cooperativa sono un po' separati, nel senso che abbiamo una cooperativa agricola ma che è anche sociale. Quindi noi abbiamo un accordo con il Dipartimento di Salute Mentale di Piacenza, per cui vengono inserite degli utenti del Dipartimento come tirocinio formativo, al termine del quale, se il percorso è andato bene, vengono assunte direttamente dalla cooperativa come operai agricoli. Quindi il progetto è partito ufficialmente nel 2012 con il primo gruppo di inserimenti lavorativi e tuttora abbiamo 7 dipendenti che erano inserimenti lavorativi che sono diventati dipendenti della cooperativa e 3 operatori. Io che mi occupo della parte, diciamo, di riabilitazione psichiatrica, di inserimento lavorativo, l'altro mio collega che invece è enologo e un altro nostro collega che è di supporto, diciamo così, al lavoro pratico all'interno dell'azienda. Quindi sulla formazione agricola sono un po' prestata all'agricoltura, ma non sono formazione agricola. Allora, fino al 2014 noi abbiamo sempre venduto tutte le uve, in parte alla cantina Bartigione, in parte alla cantina Quattro Valli, che vinificavano per noi dal 2014 invece abbiamo fatto internamente la cantina, quindi abbiamo fatto di nuovo una cantina, quindi vinifichiamo noi internamente tutti i vini fermi e lasciamo ancora il bovino Ortrugo e il Butturno a vinificare la cantina Quattro Valli, perché non abbiamo ancora le autoclavi, l'attrezzatura per vinificare internamente i frizzanti, ma è l'obiettivo del 2017, è proprio quello di vinificare internamente tutti i vini anche con le tecnologie frizzanti. Noi abbiamo un'azienda che è composta da, erano 17 ettari nel 2012, ora sono 12 ettari, 5 li abbiamo espiantati per cercare di migliorare sia la lavorazione all'interno dei vigneti sia la qualità delle uve. Erano vigneti sperimentali degli anni 90 che erano molto stretti, quindi c'era difficoltà a entrare con i trattori, ovviamente essendo molto stretti, sono le parti vicino al bosco, l'umidità era molto alta, quindi dava anche più possibilità di marciume e tutte queste cose. Quindi abbiamo nei monti stretti abbiamo espiantato dei filari per renderli più larghi. Noi siamo un'azienda che dal 2013 è in conversione biologica, quindi siamo biologici a tutti gli effetti, ma potremo scrivere biologico ovviamente dopo 3 anni di conversione, quindi nei vini del 2017 sarà anche un'etichetta biologico.